Una puntata dei soliti ignoti, quella di sabato scorso, con 44.000 euro in palio. Nella rosa delle identità finali da scoprire c'era anche Mario Di Marco, l'ignoto con il numero 2, che ha messo in crisi fino in fondo i due concorrenti che purtroppo non hanno vinto. Un'identità nascosta la sua da 64.000 euro e l'indizio che rimandava ad una somiglianza con Eros Ramazzotti. Nella stessa puntata, tra gli ignoti, anche la conduttrice Nunzia De Girolamo, che a breve partirà con il suo nuovo programma Ciao Maschio. Mario Di Marco è un imprenditore nisseno che da 20 anni crea profumi nell'azienda di famiglia insieme a sua moglie Enza Pisa e alle due figlie Federica, 33 anni, e Daniela, 27. È stata un'emozione davvero grande e molto bella, veramente. Avevo paura di non ricordare quello che dovevo dire, semmai mi avessero chiesto gli indizi. Però per fortuna ci sono riuscito, quindi è andato tutto bene. Ecco. Il questionario ovviamente avevano chiesto a chi somigliavo nel passato, ovviamente, e ho detto Eros Ramazzotti. Amadeus mi ha detto, preciso, uguale, a mo' di battuta. È stato veramente anche molto bello conoscere gli altri ignoti, abbiamo fatto davvero una bella amicizia, siamo usciti insieme mentre eravamo lì a Roma. E poi anche l'ingresso al storico Teatro delle Vittorie, tutto bello, anche nei camerini, ripercorrere tutto, davvero una bella emozione. Io mai stato in una cosa del genere, in un programma del genere, quindi molto bello davvero. Una bella esperienza quindi quella di Mario, che essendo da sempre creativo e appassionato di musica, dopo anni di esperienza nelle radio libere, ancora oggi è il DJ che fino a tarda notte anima le serate di chi apprezza le sue selezioni musicali.